Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Benny Maker e ho collaborato con lui. In queste settimane ho collaborato con una persona, ma chi è questa persona? Chi sei? Chi sono? Sono Plus 39 o Fabrizio. Fabrizio è il nome di battesimo. Mi ha aiutato a preparare una Fiat Panda, perché voi che lo seguite sapete che lui è un maestro sulle panda, che userò per fare un viaggio che partirà tra un paio di giorni. In queste settimane, perché adesso è già da un po' che ci stiamo lavorando. Con sono te, quattro che settimane che stiamo lavorando. Con sole, pioggia e di tutto. E l'abbiamo riconfigurata tutta. Sì, molto bene. Vedrete in questi due video che abbiamo fatto insieme tutte le modifiche, da come è arrivata qui da Benny il primo giorno e di come lascerà alla fine del secondo video la casa di Benny. Perché oltre ad aiutarmi a preparare e configurare la macchina, mi ha anche ospitato nella sua super officina. Super officina. È bellissima comunque. E quindi è stato un grande aiuto. È comunque un maestro, seguitelo. Se avete bisogno... Anche lui, seguite Plus 39. Per scoprire il viaggio che farò, che non lo diciamo. Venite a vedere il canale così scoprirete il viaggio. Chissà che farà. Sa che cosa farà e dove andrà. Certo, vedrete questa panda dove la porteremo. E ora, Fabrizio, andiamo a vedere questa trasformazione. Andiamo! Let's go, guys! Ciao, ben arrivati! Grazie! Team Panda Avventura! Come primo lavoro togliamo i vetri e mettiamo gli oscuranti, quelli del van. Adesso stiamo togliendo qua. Magari ci vuole un cacciavite. Allora, aspetta che te lo tiro qua col dito. Ce la faccio. E voilà. Ok. Non andrebbe in alto. Un piccolo presentimento. Mi sa che dobbiamo bucare la carrozzeria qua. Sì, mi sa anche a me perché ho visto che c'è. Sì. Sì, qua poi qualcuno. Proviamo a presentarli, dai. Ok, quello è il destro. Dobbiamo fare molti buchi, mi sa. A parte questo. Ecco fatto Fabri, adesso io ti ho fatto i buchi perché dobbiamo mettere le rivette filettate, queste qui, le mettiamo nei buchi per poter montare i tuoi vetri a compasso, quelli che si aprono. Ah, yes! Ok. Adesso buchiamo il tetto perché dobbiamo mettere i supporti delle nuove barre dove andremo a montare il portapacchi. Quindi le mettiamo qui e poi con una barra le allunghiamo fino in fondo dove mettiamo il van. Sì, l'estensione van. L'estensione van. Sai che però non ci ho pensato una cosa? Sai cosa dobbiamo fare prima di bucare? Dobbiamo togliere il cielo della macchina. E buchiamo attraverso il cielo, non si può? Vabbè, cosa facciamo? Buchiamo il cielo, tutto? No, non lo so. No, togliamo il cielo. E poi buchiamo. Ma lo rimettiamo al cielo? Lo vuoi rimettere? Lo rimettiamo. Quella di prima. Non so se è una 8 o una 10. Prova a vedere. È una 8. Una 8. Allora, adesso mettiamo il primo supporto della barra portapacchi. La seconda dobbiamo aspettare perché dobbiamo montare l'estensione van. Adesso però dobbiamo bucare il tetto. Oggi è un giorno di buchi, buchiamo la carrozzeria. Buchiamo tutto. Benny è l'esperto del buco. Vai. Esperto del buco, fatto così.
Ecco qua, ah, l'assistente che ci passa gli attrezzi, è un po' bassa, non si vedeva, adesso lo alziamo. E via, si buca. Tac, e buco fu. Adesso mettiamo questo. Per i climi freddi monto questo cinebasto, questo riscaldatore cinese, lo monto qui nel vano motore, devo trovare poi un serbatoio da 5 litri perché se lo comprate arriva con un da 10 ma è troppo grande per la Panda, e dopo entreremo da questa presa d'aria dentro. Ah no, aspetta, non si? Ah, bisogna toglierlo. Però c'è la pompa, eh. Dov'è che esce acqua? Vai, tira. Dov'è che esce l'acqua? Ok, fini gli occhi, via. Praticamente abbiamo tolto la vaschetta lavavetri, che non la userò mai, e qua metteremo il riscaldatore, qui dietro invece metteremo il diesel e bucheremo il passaruota per far passare la marmita. Qui abbiamo spazio per l'aspirazione, da qui uscirà il tubo che lo andiamo a connettere con questo qua, dove manderà l'aria all'interno. La ruota di scorta che ho tolto andrà sul tetto, questo è il progetto. Oggi montiamo l'estensione van, quindi toglieremo il portellone del Panda convenzionale. Oh, 10-10, togli lì. Ma che mi ci cade in testa? No, lo tengo. Ok. E questo lo appoggiamo qua. Togliamo anche i fari per sicurezza prima che li rompiamo. Allora, ok, vediamo un po'. Ora fa un po' di buio. Ah, mi sembra strano, ma non ero entrato. Sono già entrato io. Sì. Sono già entrati. Ma è la sua misura, scusa, eh. Adesso c'è da stare un po', eh. Non preoccupatevi, metto i bip. Abbiamo finito di montare il van. Ho lasciato ancora i cosi bianchi perché devo dare delle toccatine. Mi ha dato un po' di martellate. Dobbiamo mettere i fari, ma prima di mettere qualche i fari... martellata. Sì, ogni tanto. Una Fiat, ricordatevelo. Non soffre. Adesso allunghiamo i rail. Con la stampante 3D ho creato questi porti e allunghiamo i rail dal van fino ad avanti. Non so, l'avevamo detto che avevamo montato questi, né? Può darsi, sì. Comunque abbiamo montato già il pezzo davanti, abbiamo bucato il tetto, abbiamo messo un pezzo in più. E dopo metteremo il portapacchi e sopra il portapacchi andranno tre box militari più la doccia solare. Tutti questi beni li ha fatti con la stampante 3D. Viene un bel portapacchi lungo. Ah, vedi qua Fabrizio che c'è un buco? Lo tappiamo con quest'altra cosa sempre fatta con la stampante 3D. Ecco fatto, sì. Fabri, hai visto? Montato alla perfezione, tac. Adesso prendiamo tutte le misure, te lo foro e poi quando vengo su, okay, montiamo tutto. La va macchina bene. Inizia a prendere forma, piano piano. Sta venendo bene, sì. Dai, bella. Bel lavoro.